Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale mi addentro nei meandri più bui dell'internet per portare alla luce i segreti più oscuri di alcune tra le community più interessanti del web. La puntata di oggi è la prima di una miniserie dedicata ai partiti complottisti, quindi in caso dovesse piacervi e interessarvi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un mi piace, un commento, così insomma sarete avvisati quando pubblicherò le prossime puntate. Ecco, tra l'altro ho già fatto una cosa simile in tempi non sospetti, un annetto fa, durante la prima stagione, ho fatto una puntata su Fratelli d'Italia, che dovrebbe comparire qui in alto, parlando delle infiltrazioni fasciste. Quindi mettete in pausa e guardatelo dopo. Bando alle ciance, direi che possiamo iniziare. Oggi parliamo di Italexit, partito di punta dei complottisti che, secondo le previsioni, potrebbe raggiungere tra il 2 e il 3% dei voti alle prossime elezioni. Sì, 1 milione di persone potrebbe votare un partito che si chiama Italexit. Che bella la democrazia! Ma cos'è esattamente Italexit? Lo scopriamo oggi andando a curiosare tra i post che vengono pubblicati quali sono gli argomenti sui quali si disquisisce in questi gruppi. A parte inventare nuove combo di mirabolanti insulti, intendo. Ma andiamo con ordine. Leader di Italexit è Gianluigi Paragone, un ex Movimento 5 Stelle espulso nel 2020, noto per la passione di indicare le cose. Paragone è stato poi affiancato da diverse figure divenute celebri durante l'ultima pandemia, come il celeberrimo dottor Fraiese, ovviamente sospeso dall'ordine perché insomma schierato contro il pensiero unico, e che si candida con lo scopo di far luce sui vaccini. Oppure l'eroico Stefano Putzer, il rappresentante dei portuali di Trieste, che scambiando la candidatura politica per un provino da bassista di una band punk, vuole lottare contro il sistema. O ancora il vicequestore Schilirò, anch'essa sospesa, questa volta dalla polizia, che, come Paperino, deve avere solo un armadio pieno di divise a disposizione, perché poverina proprio non ha trovato nient'altro da mettersi per le locandine. Tutte personalità che, citando un altro candidato per Italexit, ovvero Marco Mori, Italexit ha candidato come capolista i più feroci oppositori alla dittatura globalista, all'euro e all'Unione Europea. Sollevare illazioni su questo partito non solo è a dir poco demenziale, ma anche offensivo per l'intelligenza di chi ha scelto di esserne parte. Se lo abbiamo fatto è perché abbiamo certezza sulle posizioni che verranno portate avanti. Statuto e programma parlano da soli. A questo punto direi di andarlo a vedere, questo programma. Non parte? Ah, forse devo fare così. Vai col programma! Allora, innanzitutto i dirigenti di Italexit ci tengono a farci sapere che hanno fatto bene i compiti e sono dei secchioni, e che quello online è solo una parte del programma completo, Cioè... sti cazzi, oltre 130 pagine, E quindi, insomma, chissà che cacchio ci hanno scritto dentro, visto che già in questo qui da 20 pagine ci hanno dovuto mettere le pagine bianche in mezzo. Comunque, vabbè, andiamo ad estrarre un po' gli argomenti più coloriti, ecco, gli highlights. Che cosa abbiamo? Riconquista della sovranità, motore indispensabile per far ripartire il paese e la nostra economia. Giusto, giusto, perché ricordiamolo che la sovranità, questo concetto astratto che non so bene cosa voglia dire, c'è stata portata via da loro qualche tempo fa, perché sì, ha senso. Italexit è no Green Pass, no obbligo vaccinale e no identità digitale. Vabbè, questa è abbastanza ovvia con l'aggiunta dell'identità digitale, perché sì, fanculo lo speed, fanculo gli account, viva la carta carbone e i piccioni viaggiatori. No al globalismo. Giusto, 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 viva la tradizione, viva il made in Italy, tiriamo avanti con le nostre piantagioni di kiwi e il nostro parmigiano reggiano top, fanculo i microchip, facciamo a meno dei cellulari giapponesi, fanculo i turisti, perlomeno non vedremo più pizze con l'ananas. Stop alle multinazionali, sì al rilancio della nostra economia. Fattibilissimo, bye bye Apple, bentornato computatore, finalmente l'Apo Elkan potrà rilanciare il suo cellulare di meme. Comunque, in effetti mi pare che sarò licenziato e come me chiunque lavori per una multinazionale, ma per la patria questo ed altro.
No a tetti al contante, all'uso della moneta digitale e al blocco dei conti correnti. Lo dico anch'io, viva la mafia, viva l'evasione fiscale. E poi chiudiamo con i due punti più masochistici del programma. Difesa delle fasce giovani dall'uso tossico dei social network. No raga, poi dovete chiudere tutte le vostre pagine. Comunque la cosa più controproducente è la prossima, secondo me. Investire nella scuola, politiche espansive, programmi pensati per diffondere cultura e conoscenze utili. No gender, no mascherine. Ma no, raga, ma se la gente studia poi non vi vota più. Autogol pazzesco. Comunque, Italexit non è solo un partito fatto di bla bla. È un partito che nel corso della sua breve storia ha portato avanti tantissime iniziative concrete. Vediamole assieme, tutte e due. Allora, abbiamo Giù le mani dai bambini, iniziativa di Italexit che tiene fuori i bambini dai giochini governativi su vaccino e Green Pass. Ottimo per combattere chi cerca di salvare la vita ai nostri figli. E poi questo qua blocca gli aumenti del caro bollette sottoscrivendo le iniziative Italexit. Scopri come. Vabbè, questo è interessante. Vediamo un po'. Che succede? Perfetto, mi porta solo in una pagina con la stessa immagine e nessuna scritta. Mi hanno ufficialmente trollato. A questo punto direi che possiamo dare un'occhiata alla strategia di comunicazione di Italexit sui social, una strategia che zitta zitta, fatta di sensazionalismi e gomblotti vari, le ha portate ad avere centinaia di migliaia se non milioni di follower sui propri social. Allora cominciamo con le cose più classiche, diamo un'occhiata alle locandine, meravigliose. Allora, a parte la faccia di paragone che sta chiaramente trattenendo le risate mentre rilegge le cose che ha fatto scrivere, ma cosa ci voleva non mettere la scritta vota sopra l'altra scritta? Non si capisce niente! Questa è di una qualità immensa. Posso respirare i pixel da quanto siano grossi. Guardate che bella la frase di presentazione di Simona Boccuti, di professione mamma ed attivista per la verità. Giù le mani dai bambini. Come fai a non votarli? Cioè devi proprio essere malvagio e senza cuore. La content strategy di paragone consiste sostanzialmente nel creare e condividere bufale e fake news, distorcendo il più possibile la realtà per adattarla alla propria narrativa, il tutto con toni complottistici che non riesco davvero a capire come possano essere presi sul serio. Il modus operandi è sempre lo stesso, titoloni sensazionalistici che portano poi ad articoli fuffa, ma tanto alla sua fanbase basta leggere i titoli, frega cazzi di quello che c'è scritto. Ma poi lui è molto bravo a mettere quelle frasucce che lasciano intendere a chi legge, ma che se poi qualcuno dovesse fargli storie lui potrebbe uscirsene con ma no, ma sei mica l'ho detto io, sei tu che l'hai pensato. Prendiamo come esempio questa. Allora, oggi non sto a fare fact checking, sennò viene fuori un video da 3 ore, giusto al volo. Ovviamente è una cazzata, spero non serva dirlo, ed ovviamente le morti in eccesso sono dovute al Covid, non al vaccino, ma tant'è. L'articolo non parla minimamente di quello, parla di assicurazioni sulla vita in America. Ma uno, che cosa si porta a casa secondo voi da questa immagine? Si può notare, senza essere complottisti o terrapiattisti, che l'obiettivo di dimezzare la popolazione si sta avvicinando. Tra un po', anziché costruire case, dovranno triplicare i cimiteri, vale a dire che l'Italia diventerà un cimitero! Che strage? Uno per volta se ne vanno tutti, povere creature di Dio. Rosa, 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 rosa. Tutto procede secondo i piani. E aumenteranno, se continua così, non solo per colpa delle inoculazioni, vaccini e un'altra cosa. Un'altra cosa, non specificata. Io vivo male, anzi di più, perché ho tutti e tre i miei figli vaccinati e sto seriamente valutando di abbandonare pagine del genere perché mi mettono solo ansia, preoccupazione e un gran dolore e non è vita vivere così. Piccolo momento serietà, poi torno a sparare cavolate. Io ho un sogno, il reato di disinformazione. Passo e chiudo. Ma d'altronde, da uno che si fa scrivere da solo di aver asfaltato i giornalisti che lo invitano, che ti devi aspettare, dico io? Cioè, questo è il top, eh. Paragone, sul blog di Paragone, che parla di Paragone postando sulla pagina di Paragone e taggando Paragone. Paragone Inception. Direi di chiudere la puntata andando a vedere gli effetti di questo lavaggio del cervello forzato sulle community di Italexit, che ogni giorno subiscono. Allora, comincerei col dire che c'è sempre tensione, c'è sempre una sensazione di essere osservati, di essere controllati dai poteri forti. Ora che il gruppo Italexit ha una buona reputazione, cercano di bloccare a me. Nell'ultima settimana mi sarà capitato già 4 volte. Speriamo di resistere almeno fino al 25, data in cui si terrà il referendum sull'euro. Perseguita, sono perseguitati. Ma cosa cercano di fare? Ormai è tardi per far ricredere gli italiani. Non si può dimenticare quello che hanno fatto in 2 anni e mezzo. Adesso hanno paura e bloccano. Ma la mano alle elezioni mi dispiace, non la bloccherà. No.
Ci stanno provando in tutti i modi, non ve ne accorgete o siete ciechi? Che popolo, che Dio ci aiuti! Perché loro giustamente pensano che ci sia una persona col ditino che va lì a bannarli per 2-3 giorni perché Bill Gates ha paura di Mariolina da Torvaianica e quindi la fa bloccare. Non che ci sia un algoritmo che quindi loro violino le linee guida della piattaforma. Chiaramente i poteri forti li bloccano, queste porti. Mezze seghe, debolucce, li blocca per 2 giorni. Girano voci che le elezioni salteranno, non si voterà più, per un decreto che entrerà in vigore il giorno 24 settembre, guarda caso, e che darà pieni poteri a Mr. Draghi. Si parla di colpo di Stato e che le votazioni siano farlocche. Altro che colpo di Stato, qui si prospetta uno Stato militare. Ma Dio, ma perché? Quale logica c'è dietro? Perché avrebbero dovuto far cadere il governo Draghi per farlo andare in vacanza a Ibiza? Allora ve lo spiego io in modo facile. Sono tutto orecchi. Diciamo che i due partiti più votati a settembre siano i 5 Stelle, ed è sicuro che prenderanno più voti, e Italexit, i due partiti di maggioranza. Cosa succede dopo l'elenco dei ministri ecc? Dopo qualche mese, al primo voto della Camera, i signori del potere faranno di tutto per far cadere il governo votato dal popolo, per rieleggere il governo fantoccio che faccia tutto quello che vogliono, altro che complottismo. Sì, mi sembra plausibile. Comunque, se non avete notato una cosa, ve la rileggo. E Italexit, i due partiti di maggioranza. Già, perché loro ci credono un sacco. Loro credono che tutti la pensino come loro e che quindi possano realmente vincere le elezioni. Sei favorevole o contrario all'uscita dall'euro? Il 98% dice che è favorevole all'Italexit. Cioè, come dire... Certo che un sondaggio fatto su un gruppo che si chiama Italexit è come chiedere su un gruppo che si chiama Viva la Figa se preferite la ciolla o la patata. Ecco. Qui siamo circa 123.000 persone favorevoli all'uscita dall'euro. Il nostro compito è quello di imporre dal basso l'Italexit. Mi sembra una buona base di partenza, manca giusto una decina di milioni di persone, ma ci siamo. Bastano 8 milioni di voti per diventare il primo partito in Italia. Il 25 settembre scegli Italexit. 8 milioni, cosa vuoi che sia? Me, mia cugina, mio zio, il mio panettiere. Spingere i movimenti favorevoli all'uscita dall'euro per creare una maggioranza reale. 10 milioni di scontenti 5 Stelle. 5 della Lega, 15 milioni di astenuti, totale 30 milioni. Easy, 30 milioni. Boh, comincio a stampare le lire già, perché l'avete capito, il problema sono gli astenuti, basta convincere gli astenuti e tac, è fatta. Ho un sogno. Gli astenuti vanno a votare e fanno crollare tutti i giochini di palazzo. Sarebbe una grande vittoria di popolo. I media sottostimano la voglia di rivalsa del popolo. Quanto fa 3,6 più 33,7? Tac, easy. Se non sei inquadrato, non puoi esprimere la tua idea, servi della gleba ignoranti e leccaculi. Speriamo che si sveglino dal letargo mentale. Non andranno, non capiscono un cazzo. Vota contro, qualsiasi cosa contro, ma vota! Sarebbe da andare a strappare la scheda! No, signor Freedom, aspetti, si concentri un attimo. Se mi strappa la scheda, poi mi diventa un astenuto anche lei. Ci siamo quasi! Non mi getti così la spugna. A meno che... sia mai che ci siano degli infiltrati nel vostro partito. Messaggio importante: chiunque fosse favorevole a questa Europa, al Green Pass e contrario all'Italexit, è pregato di dirlo pubblicamente qui sotto nei commenti. Grazie mille. Mani in alto e nessuno si farà del male. Comunque il gruppo è molto democratico e aperto al confronto e ognuno può dire la sua. Ad esempio qui chiedono su cosa si dovrebbe concentrare la campagna elettorale di Italexit e chiunque può aggiungere opzioni. Sono sicuro che ci siano un sacco di proposte interessanti. Abbiamo ad esempio meritocrazia e chiarezza, che fa sempre bene. Poi cosa abbiamo? Allora, no LGBT nelle scuole italiane, fanculo, se sei gay te ne devi stare a casa. Poi cosa abbiamo? Allora, abolizione del voto agli italiani all'estero. Sì, fanculo, se sei all'estero non puoi votare, così impari ad andartene. Poi cosa abbiamo? La leva militare obbligatoria, unificazione carabinieri polizia in un unico corpo sinergico organizzato ed efficiente. Pronti all'attacco? Sovranità nazionale, che fa sempre bene. Poi cosa abbiamo? Responsabilità dei politici per atti non prettamente ideologici, non so cosa sia. Situazione economica e Italia fuori dall'Europa. Brixia, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Iran, Argentina, si sta organizzando per gli scambi commerciali escludendo l'Europa. Tra qualche anno le nostre esportazioni saranno pressoché azzerate perché gli USA ci avranno trascinato in una catastrofe finanziaria senza precedenti. Uscire dall'Europa avere un prezzo alto, ma restarci può costare il fallimento della nazione. Mi piace questa, cominciamo con l'esportazione delle arance in Iran.
Sono convinto che ci sia un mercato molto fiorente. Cominciamo a preparare i camion. Prima di tutto bisogna togliere tutti i politici corrotti. Pensate di andare avanti con i vari Draghi e satanisti? Con una magistratura corrotto e contro? Bisogna preparare la strada per una vita diversa. Omertà che regna deve finire. Sono d'accordo con Yoda, la penso come lui. Solo una priorità, fuori da questo cazzo di euro. Ok, ho capito, sempre le stesse cose, dai, qualcos'altro. E soprattutto no obblighi, no dittatura! Giusto, no, non dimentichiamocelo. Bene, per oggi la chiuderei così. Abbiamo conosciuto un partito pacato, con un programma fattibilissimo e pregno di proposte per il futuro. Io vi do appuntamento a settimana prossima per i prossimi partiti complottisti. Vi invito ad iscrivervi, se non siete iscritti, a lasciare un mi piace, un commento, a condividere il video ovunque, anche sui gruppi complottisti. Facciamo esplodere sto canale. Vi saluto e vi lascio con due frasi che insomma vi ricordano quanto sia importante l'autocritica. È chiaro che i nostri virologi si sono laureati al CEPU, fonte università, nessuna scuola da mostrare.